Il Ministero degli Esteri avrà valutato attentamente la situazione di ciascuno di loro e ha considerato che fosse opportuna questa scelta. D'altra parte, mi pare che il comportamento della Russia in questo periodo sia un comportamento assolutamente ingiustificato, ingiustificabile, inescusabile. E credo che bisogna dare il segno di un rigore, di una severità che sia corrispondente ai drammi che stiamo vivendo. Io credo che di fronte a crimini come quelli che in questi giorni abbiamo visto e sono ampiamente documentati, occorre chiamare chi li ha commessi a rispondere. Bisogna chiamare a rispondere i militari che hanno commesso quegli orrori, ma anche coloro da cui quei militari dipendevano. Non bisogna mai dimenticare che Putin, oltre che il presidente della Russia, è anche il capo delle forze armate.